Scusate famiglia, ma dove stiamo andando? In vacanza! E dove? A Vieste! Amici di Puglia Advisor, quest'anno ho avuto la fortuna di poter trascorrere qualche giorno con la mia splendida famiglia nella stupenda Vieste, la meta più ambita negli ultimi anni da tutto il mondo. Noi siamo stati al Malia, mi raccomando, con l'accento sulla I, un villaggio veramente per famiglie, una struttura particolarmente curata in tutti i dettagli, nuovissima, elegante, raffinata e allo stesso tempo alla portata di tutti. Guardate un po' che spettacolo, questa è stata la nostra dimora. Camera da letto eccezionale, tutti i servizi, spazio per tutti, addirittura un giardinetto privato con niente popò e di meno che il barbecue solo per noi. Ma tranquilli, se per caso volete fare una grigliata con gli amici che conoscete in struttura, ce ne sono tantissimi tra i viali. Vabbè, comunque, parola ai miei piccoli. No, dove andiamo? A fare colazione! E che colazione, frutta fresca, crostate, dolci fatti in casa, croissant croccantissimi, Eva si è tuffata, Nicolas pure, e vabbè, noi non è che siamo stati fermi, caffettino per la signora Caravella e caffettino pure per me. E subito dopo il grande Vincenzo dell'animazione ci ha accompagnati in spiaggia, un lido attrezzatissimo a due passi dalla struttura, bagnetto tutti insieme e 1, 2 e 3 siamo tornati in piscina perché Eva doveva fare i suoi tuffi acrobatici, ma ladies and gentlemen siamo arrivati all'ora della pappa e lui sapete chi è? Leonardo Crestvecera, chef resident del Malia, piatti unici dedicati al territorio, buonissimi e quindi... Buon appetito! Nicolas ha fatto la scarpetta, Eva pure, io e mia moglie ci siamo fatti prima un brindisi con il vino rosato prodotto da loro, poi abbiamo terminato i nostri piatti, e che piatti, aspettate perché ve lo devo far vedere, ecco qua, e vabbè, e io mangio, c'era pure un secondo buonissimo di pesce, relax in piscina con tutta la famigliola e poi siamo andati a vedere... La fattoria del Malia, fa pure rima e chi se l'aspettava? Guardate che bello, i vostri bimbi si divertiranno come hanno fatto i miei. Aperitivo nei privé e abbiamo aspettato la sera. No, no, non siamo nel centro storico, siamo sempre al Malia. Guardate che eleganza e che spettacolo. Animazione imbattibile, ragazzi, che dirvi, non vediamo l'ora di tornare a trovarvi. Complimenti a tutti.